Luciano Rocca, il portavoce di questa meravigliosa associazione, Associazione Scuole Jiu Jitsu Arte e Cultura, nonché Kuki Seishin Ryu come federazione. Oggi abbiamo ufficializzato la riunione con la World Jiu Jitsu Federation di Spartaco Bertoletti e abbiamo avuto la grande opportunità di incontrare ed entrare a far parte della EZIA, questo ente certificatore a livello europeo del professore Gordiani, che ci aiuterà nella crescita mentale, spirituale e fisica dei nostri ragazzi attraverso delle semplici regole che da sempre esistono nei dojo, che poi ora verranno certificate attraverso canali da seguire. Il nostro compito è sempre quello di praticare per divertirsi e cercare di portare il nostro stile in giro per il mondo, far capire lo spirito di amicizia e di familiarità che regna nelle nostre palestre, nelle palestre di arti marziali. Come prima regola vi è il rispetto. Attraverso questo rispetto noi cercheremo di portare in giro per il mondo, grazie alla World Jiu Jitsu Kobudo Organization, congiuntamente Jiu Jitsu, che per noi è vita. Quest'arte marziale che ha segnato l'esistenza di molti maestri, tra i quali Shian Stefano Cassinelli, che è appena stato insignito e riconosciuto del suo 8° dan, e Shian Lia Salvetti, che è appena stata riconosciuta del suo 7° dan. Buongiorno a tutti, sono Lia Salventi, presidente della S di Jiu Jitsu Arte e Cultura Bushido. Oggi sono qui in veste appunto di presidente per annunciare la collaborazione che abbiamo stipulato in data odierna con il professor Gordiani per il riconoscimento delle qualifiche nell'EZIA, quindi un riconoscimento a livello europeo dell'associazione. Non posso che essere stimolata, grata innanzitutto del mio ruolo e molto contenta e stimolata di questa opportunità che comunque vedrà crescere l'associazione in collaborazione con il presidente Giacomo Spartaco Bertoletti e con l'EZIA, che chiaramente dà un qualcosa in più, un riconoscimento in più a questa nostra grande associazione. Sono Sensei Maurizio Poli, coordinatore della scuola Jiu Jitsu Arte e Cultura di Brescia, nel Dojo Centrale. Benvenuti in casa nostra. Oggi è un evento per noi molto emozionante, molto particolare e storico, vogliamo dire. Il ritorno a casa, back, lo abbiamo chiamato questo corso, Back to the Future. Torniamo nelle radici del passato per costruire il futuro del Jiu Jitsu e della nostra associazione. La consegna degli certificati ufficiali. L'importanza della certificazione a livello europeo della scuola, che è stata certificata la scuola, i docenti e il nostro software. Back to the Future è il nostro slogan per quanto riguarda il discorso futuro dei giovani che si avvicineranno con una certificazione europea delle competenze professionali, non solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della conoscenza dell'anatomia del corpo umano. Tutto questo cerchio di conoscenze fa la certificazione europea. Buongiorno a tutti, sono Kaiko Sensei Davide Chiarini, Associazione Arte e Cultura Bushido Palestra Brescia. Oggi ci hanno dato veramente una grossa spinta perché nel nostro sport, essendo uno sport tra virgolette di nicchia, riusciamo faticosamente ad avere riconoscimenti soprattutto
sulle grandi piazze. Con questo riconoscimento facciamo un salto in avanti. A noi cosa porterà questa nuova spinta? Un sacco di responsabilità a cui noi dovremo far fronte, soprattutto con questi ragazzi che a livello tecnico arrivano da arti marziali quasi sconosciute o semi sconosciute e arrivano dal web, che propone un sacco di cose che di tecnico hanno ben poco. Per noi è molto difficile dover gestire questa situazione e questo riconoscimento ci dà l'opportunità di poterlo fare a livello europeo e tecnicamente riusciremo a trovare proprio per questo persone che diversamente da noi vedono e pensano i nostri ragazzi in ambienti e situazioni diverse.